Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati da Casa Pesaro, direttamente qua dall'Hotel Kazakistan di Almaty in diretta il nostro salotto a tinte bianco-rosse, così l'abbiamo ribattezzato, ovviamente insieme a due ospiti speciali che abbiamo annunciato e che, a cui do il benvenuto dopo questa giornata, questo pomeriggio di cui parleremo ampiamente. Buonasera Mauro Canal, buonasera buonasera a tutti e buonasera Marceligno. Buonasera. Buonasera, ben trovati quindi per raccontarvi quello che è accaduto in questa giornata con il Pesaro l'Ital Service Pesaro che ha vinto 5-1 a 1 contro il Benfica. Il risultato non inganni, lo abbiamo scritto, lo diciamo subito: è stata una guerra, è stata una battaglia. C'è stato da soffrire. Però Pesaro ha saputo stringere i denti, ha saputo portare, come ha detto Mister Colini dopo la partita, il match dalla sua parte sotto molti punti di vista. E quello che ci interessa di più a noi nel racconto è anche. Anche un po' nella passione: è che Pesaro ha vinto. Come lo ha fatto Marceligno? Secondo te? Abbiamo, secondo me, perché siamo stati bravi a, a resistere i cinque minuti primi della partita perché avevano messo una pressione molto forte in attacco. E quando prendevamo la palla non riuscivamo molto a giocare all'inizio abbiamo sofferto un po però secondo me la concentrazione siamo stati concentrati dall'inizio alla fine secondo me quello ha fatto la differenza grande concentrazione ieri diceva Michele Mirelli conta sempre di più la testa oggi forse è un ennesimo esempio in questa disciplina che probabilmente aveva ragione Michele non diceva una cavolata non dice mai cavolata Michele diciamo. quasi, mai. quasi mai ma sì ha ragione perché Forse noi eravamo, come siamo partiti da sfavoriti, eravamo forse più concentrati di loro e è stato quello forse il punto forte nostro, no? uniti a difendere coltello tra i denti ci è andata bene molto pragmatici molto pragmatici <ride> mi aveva chiesto di non utilizzare questa parola perché insomma non, non ci piace non ci piace noi qui in, in albergo questa parola il clima che si respira ovviamente adesso è di serenità ma eh, fino a una certa no? come si dice anche al bar fra amici nel senso che già in testa si è capito dalle parole subito dopo il match da parte di tutti dallo sguardo sì un sorriso un po' di gioia eh, ma la testa è proiettata già a domani perché eh, il Kairat Almati, avversario di domani, ha perso la gara desordio 4-1, fra poco vedremo anche le grafiche grazie all'aiuto del nostro Alessio Ritucci come al solito, eh, ha perso 4-1 con il Posso e quindi ci troveremo... Cosa Marcelino? Una guerra, no, sarà una battaglia perché giocano in casa, dopo aver perso la prima partita davanti ai loro tifosi, verranno con tutti per, per vincere questa partita, quindi dobbiamo stare non al 100%, a 200%... Preparati, sia in difesa che in attacco, concentrati, poi giocano tanto spesso con i ghita e i portieri loro. E dobbiamo stare più concentrati di oggi. Bisogna stare molto concentrati, torniamo alla partita di oggi, all'inizio c'è stato da eh, soffrire, nei primi minuti il Benfica ha provato a imporre il proprio gioco, voi siete rimasti nella vostra metà campo a difendere e poi piano piano io credo da un contropiede in particolare, un paio di contropiedi consecutivi che non sono andati a buon fine ma di poco, li avete spaventati lì, probabilmente psicologicamente la gara un po' è cambiata, questa è stata l'impressione da fuori eh, con il Benfica che credo abbia capito. O qui stiamo attenti, altrimenti le buschiamo. Ma secondo me non solo l'inizio della partita, ma tutta la partita, loro ci hanno provato, provato con tutte le sue forze. Il discorso è che siamo riusciti a segnare e anche a fare un contropiedi ha portato a loro a spendere tanta energia per cercare il pareggio. E noi siamo stati bravi a resistere e farli spendere ancora più energia per poi alla fine gara, cioè, secondo me questo alla fine gara ci ha dato... Una mano anche per il punteggio. Anche un po' di fortuna, <coughs> la voce oggi abbiamo urlato parecchio, anche un po' di fortuna in alcuni momenti chiave, no? perché loro hanno preso tre legni, hanno preso un palo, tiro libero a 11 secondi dal termine del primo tempo sull'1-0 per Pesaro, ci vuole anche quella, ve la siete meritata, eh, non lo so, dimmi tu. Infatti la fortuna va sempre cercata no? secondo me e poi abbiamo imparato a soffrire. Cioè in questa partita abbiamo dimostrato che anche soffrendo anche ha avuto delle occasioni a loro molto pericolose, palo, il, un contro uno di, di, di Robin e dell'altro giocatore. Abbiamo imparato a soffrire e, e a resistere, quello che è più importante. Poi quando hanno messo il portiere abbiamo trovato i gol di Tabord e lì secondo me è stato come togliere 100 kg dalle spalle do un saluto nel frattempo anche agli amici di ATV Marche perché questo appuntamento Casa Pesaro questa sera è anche ItalService Pesaro TV il nostro appuntamento consueto settimanale in onda sul canale 12 quindi ritroverete eh, questa sera alle ore 22 italiane le dichiarazioni che andiamo a proporvi questa sera grazie a Marceligno e a Mauro Canala due grandi protagonisti del successo di oggi dell'ItalService Pesaro all'interno del nostro consueto appuntamento settimanale televisivo eh, dicevamo eh, Mauro 1-0 il palo nel secondo tempo 2-1. Mi racconti il gol? Perché ci sono tanti gioielli in quell'azione del gol. La palla è andata dentro. Quello è l'importante. Che sia andata dentro un alto gol o una bellissima azione. Come è stata quella? L'importante è che siamo andati di nuovo in vantaggio. Poi lì, secondo me, sono crollati. Perché, dopo aver raggiunto il pareggio, forse pensavano di riprendere in mano la partita, la gara, e invece siamo riusciti poco, tempo, poco dopo il pareggio loro. Forse non so benissimo, ma andare in vantaggio con una bella azione di Boruto, poi una, una bella finalizzazione mia. Senti, io ero abbastanza teso mentre vedevo la partita, però hai Borrutto l'ha difesa in mezzo a 18 persone. Erano 18 lui 1. È riuscito a servirti un grande assist. E poi tu l'hai difesa da un avversario. Sei riuscito a fare un cucchiaio, un pallonetto, visto bene? Oppure ero fuori di testa? Sì, sì, mi è capitata lì. Ho provato un mezzo pallonetto, mezzo ho provato a togliere sopra. No? Perché il portiere vedevo che usciva tanto forte e basso. E Borrutto l'ha saltato 2-3. Eu resisti fisicamente uh, a coisa que me veio é venuto addosso, e, <laughs> e e foi é andado porta. Allora, vediamo, andiamo a pescare qualche messaggio perché ne stanno arrivando tantissimi dai nostri telespettatori, non riuscirò a leggerli tutti perché vedo che ce ne sono già tantissimi, però proviamo. Caterina Lelli dice, bravissimi miei amici, presidente e Presidentessa fortissimi e quindi la salutiamo, la ringraziamo per questo messaggio di affetto e eh, di carica, tante persone collegate online, tant'è che devo scorrere, poi Alessandro eh, Vincenzi, Marcelino con la maglia senza scudetto non va bene, che succede? L'hai tolto eh, per scaramanzia, ci hanno beccato, eh? abbiamo beccato. Il, il messaggio la presidentessa Simona Marinelli, è questo messaggio ovviamente che ci fa particolarmente piacere in diretta. Bravi ragazzi, siete il nostro orgoglio, ci avete emozionato e fatto gioire una gioia immensa. Ne leggo un altro per poi passarvi eh, la parola eh, e quindi farvi eh, commentare. Eccolo qua. Diego eh, Anitrone Lucchini, eh, tifoso che ci segue sempre. Mamma mia che emozione! Avete regalato tante emozioni. La presidentessa ha detto siete il nostro orgoglio. Eh, prima di partire avete parlato con il Presidente, cosa vi ha detto? Sì, ci ha detto che aveva paura dell'aereo, quindi non veniva, però ho pure scherzato con lui, dai Pres, prendi le gocce, prendi l'aereo privato e, e vieni. Però eh, lo so, è peccato che non è venuto, però magari... All'ultima partita ci arrivano lui e la presidentezza, così sarebbe una, una bella cosa. A sorpresa, io so anche che per impegni di lavoro non poteva venire preso, magari va detto anche una bugia, chissà. Senti, eh, grandi emozioni, eh, oggi durante la diretta abbiamo avuto eh, 9.000 visualizzazioni, alla fine la diretta tra l'altro non video, radiofonico perché purtroppo questa è una lotta negativa che c'è, eh, non c'è la possibilità di fare eh, la diretta eh, classica, streaming della, della partita e, e i commenti. Erano di persone estasiate, insomma c'è una sensazione di affetto attorno a voi clamorosa. Vuol dire che sei stato bravo anche te no? a fare la diretta, a far emozionare la, la gente che seguiva, che ascoltava e quindi il merito. Sempre condiviso, sì. Dai, mi prendo anche il merito di, di, di aver regalato io le emozioni agli atti. Beh, direi proprio di no. Direi che è il merito di quello che accadeva in campo. Un altro messaggio l'ho visto, quindi lo leggo. Grandi Mauro e Ligno, saluti da Pescara, Corrado Cesaroni. Lo conosciamo bene. E un paio di messaggi. Ieri non ero riuscito a leggerli. Uno mi fa piacere perché è un dirigente, un amico, una persona che ci mette enorme passione. Come tutte quelle che gravitano in mondo, attorno al mondo, di tal service. Pesaro, parlo di Giovanni Baldelli. Ieri mi era sfuggito il suo messaggio in questione. Questa marea eh, lo vedete anche voi, ragazzi, di, di notifiche che arrivano. E, e ci tenevo a sottolinearlo. Insomma, il suo messaggio di, di affetto. Adesso torniamo, però eh, a eh, questo è simpatico. Un'ansia, la diretta di oggi, dice Valentina Greggio. E, e Quindi, insomma, un messaggio da casa, diciamo. e Guardando la partita di domani, una guerra e cos'altro. Cosa avete notato oggi eh, dalla partita del Kairat e anche del Pozzo? Che giocano molto fisicamente e ci hanno tanti giocatori che usano la forza la, la fisicità come per esempio i, i due o tre pivoti, i difensori loro che cioè ogni pallone andava con una grinta sopra degli altri e giocano spesso con Kegita che è un portiere che calcia molto forte e, e tra, tra le, le sue qualità c'è uno che trova sempre i passaggi quindi dobbiamo vedere bene e fare bene secondo me ha fatto bene il poso, ha difeso molto bene il portiere di movimento e, e magari domani dobbiamo vedere qualcosina tra di noi, parlarci, trovare la migliore soluzione. Ci chiedono se riusciamo a guardare i gol, Maisa Canal, credo che dal cognome sia qualcuno di familiare, e poi la super tifosa del Pesaro, Iana Dubina dice domani tutti con il Valium, quindi scherza la, la nostra amica Iana, e ancora il, la Tulin Academy Futsal, alla grande Mauro, amico mio, e, e ancora, visto che ne stanno arrivando tantissimi. Io questo non so se è un senso di sfida, però lo leggo perché almeno vi pizzico anche un po' nell'orgoglio. Alex Trinità, Trinità, non passerete. Questo è parola libera a tutti e, e dice non passerete. Va bene. Sergio Anibaldi, il pronostico di onore per la prossima partita visto che ci prende. Eh, obiettivamente insomma prima del sorteggio ci aveva, ci aveva preso e... Eh, tra l'altro dopo il sorteggio Mauro eh, tutti spaventati di eh, non essere all'altezza, ora non è stato fatto niente perché è una partita, però intanto siamo all'altezza, quello sì lo possiamo dire che siamo all'altezza. Più che altro siamo sicuri di non essere eliminati la seconda giornata e che ci giochiamo fino alla fine, ossia comunque vada il risultato di domani, contro il posto ci giochiamo la qualificazione, quindi già con questo vuol dire che sì, siamo... Siamo, siamo dimostrati che siamo all'altezza del girone. È vero, questo calcolo lo facevamo nel polo, non ero certo e non l'avevo detto. Immagino che voi l'abbiate fatto meglio nel poco tempo a disposizione. Quindi in base ai risultati di oggi, comunque sia a Pesaro, mi confermate, questa volta sono io che faccio chiedo aiuto a voi nel commento che eh, comunque vada fino alla terza gara. Eh, siamo, siamo in ballo. Anche la punizione è stato un bel gol. Eh, adesso ho fatto le coccole a Mauro Canale. Strameritate, l'avete fatta bene lì con la punizione. Tra l'altro, cartellino giallo al portiere poteva essere anche qualcosina in più passaggio. Suolata, ce lo racconti? No, prima perché contro la Sappone avevo fatto una punizione uguale, secondo me, dalle stesse distanze. Mi parlando con lui. Dopo la partita mi ha detto prova a solare perché i difensori di solito arriva vicino al pallone o il portiere tu non, non, non riesci a calciare bene e quindi oggi quando c'era la punizione e hanno messo due in barriera che prima, di, prima di, della punizione pensavo di battere direttamente no? senza la solata di Pablo poi come hanno messo due in barriera ho detto Pablo mi sola quando mi ha assolato già è arrivato il difensore ho pensato di solare e il tiro è andato bene pure. Bene, bene, più forte di te, non calcia nessuno, era un messaggio che adesso non riesco a ritrovare, mi scuso con chi l'ha scritto, poi se lo trovo dico anche il nome, Elisa Greccio dice in risposta a Alex Trinità, ma la simpatia dai, vabbè, ma insomma ci sta, ci sta qui, ognuno giustamente dice quello che, quello che vuole, complimenti alla squadra, era comparsa la notifica, eh, Desde Argentina, abbraccio a Mauro I Marceligno da Eduardo Jancic questo messaggio per, per voi due scriveteci ancora, io spero di ribeccare i messaggi perché si mescolano in mezzo a tutte le, eh, le notifiche, due grandissimi eh, due eh, grandissimi giocatori due grandissime persone, onore di avervi con voi, siete tantissimi in diretta, il posto come l'avete visto? Parto da Mauro Molto bene, molto bene che il Kairat, una squadra molto fisica, giocava in casa loro anche fisici ma un po' meno e lo stesso per tratti ovviamente Kairat ha giocato meglio, ma per tratti hanno fatto girare la palla molto bene, uscendo dalla pressione forte fisica del Kairat e anche sapendo difendere eh, il loro sistema di gioco con il portiere che è veramente molto difficile perché sono abituati da anni e anni che fanno queste cose. Nel no? secondo tempo l'hanno proprio fatto bene bene. Complimenti che arrivano anche da Andrea De D'Emilio, alla squadra e un po' a tutto lo staff, oltre al messaggio di affetto ancora oggi di Giovanni Baldelli, riferito a voi due, due grandissimi giocatori, due grandissime persone, onore di avervi eh, con noi, credo che l'avevamo eh, letto, eh, torniamo alla partita di domani, ore 14 italiane, ore 19 eh, qua in Kazakistan, abbiamo visto oggi il palazzetto con circa 2.000-2.500 persone a occhio eh, in un palazzo che ne tiene quasi 6.000, circa 6.000, quindi sarà una battaglia in campo con fuori anche un bel inferno perché oggi insomma, ho sentito che quando si scaldava il pubblico ci dava dentro. Infatti sarà una, una partita molto bella, però queste partite sono belle da giocare. Secondo me mi auguro che sia un palazzetto pieno perché quanto più gente meglio è per, per lo spettacolo. E poi che vinca il migliore e che vinca chi merita di più. E do, domani ci aspetta quella battaglia e una bella partita. Bedinotti Talismano, eh? scrivono Marco è qui dietro, porti fortuna, siamo contenti, nessuno vi conosce, nessuno ha paura di voi, ma, avevo, ma voi un giorno gli guarderete dall'alto. Un saluto a Mauro Canal, firmato Alessandro Vincenzi. Ovviamente fra i tifosi c'è grande euforia e, e c'è grande voglia da parte della squadra di regalare un enorme sorriso. Chiederò alla regia il timing per conoscere il tempo della, da quanto siamo in, in diretta. Eh, per eh, regolarci anche con eh, la, parte, la parte tecnica nel frattempo che aspettiamo questa informazione che vinca pesaro dice Michele Marcelli il eh, ristorante che ci ospita sempre eh, mi piace sottolineare oggi come ci sia stato anche da lottare nell'uno contro uno non solo nella battaglia in eh, generale con eh, Fitz che eh, in varie fasi de della partita con quel fisico e quella tecnica vi ha messo in difficoltà sì, non solo lui direi, lui fisicamente ha difeso molto bene la palla e provava spesso uno contro uno, ma devo dire che l'abbiamo difeso molto bene, non... siamo sempre andati a nostro favore, quasi sempre a nostro favore i duelli. Sì, eh, diciamo che beh, qualche volta si è riuscito a girare a calciare. Io capisco che da compagno non vuoi magari sottolineare qualche ma neanche sbavatura, bisogna anche rendere merito agli avversari. Qui ci sono fin fuori di campioni quindi diventa anche un, un merito agli avversari. Perché di fronte si è trovato dei campionissimi come il nostro capitano, come Onorio, come Pablo. Insomma, spesso c'erano loro a marcarli e l'hanno limitato il più possibile, ma fermare del tutto FITZ. Sappiamo che, che forse è un'utopia, insomma, quel fisico abbinato a quella, a quella capacità di gestire il, il corpo. Se Guita, domani si mette ad attaccare col portiere movimento, ci sarà da fare una fase difensiva a denti stretti, Marcellino? Sì, cioè, ci sarà anche se non mettono i portieri perché ci sono grandissimi giocatori a fare un contro uno ad attaccare a, a, a trovare dei bei passaggi, quindi domani mattina quando faremo la riunione già ci parliamo tra di noi e vediamo qual è la migliore soluzione. Ah, Michele Marcelli oggi, da esperto di Coca-Cola, qual è? Dice che dovevamo utilizzare stracce Coca-Cola perché il campo io ho detto mi sembrava da fuori scivoloso, ho visto dei cambi di movimento, delle situazioni in cui eh, mi è sembrato scivolaste. È così? Era un campo un po' scivoloso, Mauro? Ho avuto la sensazione giusta? Mm, sì, un po' scivoloso, ma non direi che è stato mm, una grande. non era male, nel senso il pallone scivolava sul parquet. Sul piede così perché è un pallone un po' gomoso, no? so, ma no, il campo era bellissimo. Ok, quindi vi siete trovati bene. È stata una, una mia impressione evidentemente è sbagliata. Comunque Michele Marcelli, se avete bisogno, straccio Coca-Cola, metodo all'antica all eh, per stare bene in, in campo, non so se volete approfittare, visto che ci sono tante persone in diretta, tantissime, per una dedica, perché qui abbiamo chi ha segnato un gol a testa oggi. No, ringrazio le persone che stanno sempre con me sia dopo le vittorie che dopo le sconfitte che quelle persone che, che contano e ringraziare i tifosi che ho visto che tante persone ci hanno seguito hanno mandato i messaggi hanno condiviso le foto cioè, quindi solo ringraziare a tutti i tifosi di Pesaro la mia famiglia, la mia ragazza e, e pure i miei parenti che dal Brasile hanno seguito anche se erano le 7 di mattina là e, ci hanno trasmesso tanta energia positiva e, e hanno mandato il, il bocca al lupo, e hanno tifato per noi alle 7 di mattina insomma la buona ora, mattina abbastanza presto per, per seguirvi dal Brasile, Mauro Sì, è vero, ci hanno chiesto in tanti amici e tanti familiari, hanno tutti chiesto dai, dai dove si vanno a vedere questa partita, ma purtroppo non c'era Possibilità, però sono stati attenti ai, alla telecronaca tanti, tanti, tanti sia dal Brasile sia la mia famiglia in Italia. Sono stati molto vicini a noi. Tutti quelli che ci seguono, insomma, guarda un po' tutti quelli che scrivono. Sì, arriva anche una domanda: quanto è stressante, Matteo Catalani, Dice difendere a 5 così l'attacco a 5 degli avversari così spesso? Una partita che se va avanti per tanti minuti mentalmente richiede un ulteriore sforzo. Questo, torniamo sull'argomento. La partita di domani, sì. perché quella di oggi no, no, si riferisce a domani. Non sappiamo come sarà domani. Speriamo che se loro hanno bisogno di tanto portiere vuol dire che siamo in vantaggio e quindi ci può. Speriamo di stressarci. Esatto, speriamo di... che vada così. Speriamo che sia così, ricordo che domani, poi vi faremo sapere, seguiteci sempre su Facebook, sul nostro sito internet, voi ci iscrivete al nostro ufficio stampa eh, a tutte le ore, tutto il giorno, giustamente, continuate a farlo, volete sapere se dove si può vedere la partita di streaming. Ora domani la situazione è questa, ve lo dico in diretta. Eh, C'è una televisione kazaka che trasmetterà la partita in una tv kazaka del Kazakistan tra Kairat e Pesaro quindi questa andrà in onda domani e la trasmette anche in streaming, però abbiamo verificato oggi la stessa tv, la stessa situazione che la partita Kairat e il Pozzo online praticamente non, non andava, ora noi domani cercheremo di darvi il link e vi daremo l'opportunità di provare a guardarla per quanto è un tentativo complicato, se capiremo che non sarà possibile andremo con la nostra direzione diciamo video radio cronaca come abbiamo fatto oggi per cercare di portarvi più informazioni possibili però vi faremo sapere tutto online tutto sui nostri social sul nostro sito per tenervi aggiornati il, eh, il più possibile eh, domani tra l'altro una battuta finale prima di salutarvi e di ringraziarvi c'è anche ovviamente prima in questo caso di voi la partita fra benfica e il eh, pozzo eh, partita fra portoghesi e spagnoli come la vedi tosta come tutte le altre partite dei gironi Queste gironi sono quattro squadre difficilissime da affrontare secondo me sarà dura fino alla fine e secondo me se devo dire un risultato il pareggio <ride> strano non me l'aspettavo che speravano il pareggio oggi sull'1-1 vabbè dai non lo dico, non lo dico. Benfica al posto per il Benfica è l'ultima spiaggia quindi se perdono anche domani sono fuori, credo matematico, anche perché se passa uno con tre punti non puoi passare, eh, sarà una guerra. Anche quella. Comunque c'è un bel clima, il palazzetto è molto bello e quindi c'è un'atmosfera eh, fantastica lì al eh, Palasport di eh, Almati, tra l'altro oggi ha nevicato qua in Kazakistan, qua ad Almati, siamo svegliati stamattina con un velo di bianco che immagino domani possa anche aumentare. Gli ultimissimi messaggi perché voglio accontentare tutti, scusate ragazzi se vi trattengo qualche minuto in più però insomma i nostri tifosi lo meritano, anche dal Padova calcio a 5 vi seguiamo e tifiamo per voi. La la fiducia nel vostro collettivo è la vostra forza, questo è un messaggio, risponde Marcelino. È giustissimo, la nostra forza è il collettivo, è il gruppo e la nostra unione. Che anche quando perdiamo stiamo insieme e quando vinciamo non sarà diverso, siamo uniti, siamo una squadra e come dico sempre prima di essere grandissimi giocatori siamo tutti grandissimi uomini. E poi c'è Atomic, la formica, non poteva mancare lui, la nostra mascotte di Pesaro che scrive, voi giocate, in voi gioca giocate a 6, c'è Atomic con voi, insomma la mascotte che ci manca, è eh? un po', se fosse stato qua non, non ci sarebbe dispiaciuto, un saluto da Atomic da parte tua. Dai, dai, visto che ci giochiamo fino a domenica. Fai un pensierino, vieni a fare tifo qua con noi. Vorrei essere nell'aereo con Atomico, no? perché penso che potrebbe essere abbastanza divertente. Vamos Marcelino. Se domani segna Marceligno, guido la macchina gratis, dice Michele Ferri. Ci, mi... conta? Ci conta, eh? Ci conta, eh? Quindi, quindi mi raccomando, un gol da fare anche per questo. Ragazzi, abbiamo scherzato. Vi ringrazio dell'immensa disponibilità. Avete bisogno anche di riposare, di rilassarvi. E quindi grazie mille, Mauro Canal. Un enorme in bocca al lupo per domani, ore italiana 14. Appuntamento con ItalService, che è Kairat. In bocca al lupo, crepi lupo. E grazie a tutti voi. Bocca al lupo, Marzia. Grazie mille anche a te. Crepi, grazie a te. Grazie a tutti. Continuate a seguirci sui social, sul web. E ci ritroviamo domani con la partita, con tutte le informazioni che vi ho detto, anche quella sulla nostra pagina Facebook Ital Service, anche Instagram pieno di foto, di, di contenuti, di storie, e domani sera ore 23 ovviamente, sempre 23 del, di Almati, ore 18 italiane, non ce la faccio a, a convincermi del, del fuso orario, sempre qua, Casa Pesaro, il salotto a tinte bianco-rosse, grazie mille a tutti, buona serata.